stasera è la penultima sera di presentazione della performance del nostro artista Luis De Soto. È davvero entusiasmante quello a cui abbiamo assistito e quello a cui stiamo assistendo in questi mesi, per cui un bilancio estremamente positivo, ma lo si percepisce dagli occhi e dalle parole delle persone, degli abitanti del posto, dai sindaci, dagli assessori e dagli artisti stessi che hanno preso parte a questa sfida, perché era una sfida impensabile durante una pandemia che stiamo portando a casa con dei risultati eccezionali. Abbiamo chiaramente avuto un'esperienza che potremo in futuro replicare togliendo, correggendo gli errori e espandendolo tante più volte, perché ha riguardato quattro comuni, mentre noi potremmo abbracciare l'intero cratere 2009. Signor Sindaco, lei che conosce il territorio, quali luoghi del cuore è riuscito a captare il fotografo De Soto? Sì, l'artista internazionale Luis De Soto è riuscito insieme ai concittadini di Bariciano a riscoprire tantissimi luoghi del cuore della nostra comunità, sia all'interno del centro storico del nostro comune che all'esterno, nel nostro bellissimo territorio che noi abbiamo nei confini col Parco Nazionale e con il Comune dell'Aquila, anche con i borghi di Santo Stefano di Sestani. Il nostro territorio è un territorio molto vasto e le nostre bellezze naturalistiche della montagna sono stati prevalenti. L'artista appena rientrerà nel suo paese d'origine farà stampare su delle stampe di altissima qualità e poi anche in una pubblicazione che verrà donata al comune di Bariciano e che noi dovremo fare tesoro anche per una mostra, trovare un luogo. Penso nella sala nostra, nella sala consiliare del Comune di Bariciano, anche per l'esposizione, per metterla a disposizione di tutti i cittadini e di turisti che vengono nel nostro comune. Questo programma si chiama Cucire, Stitching vuol dire cucire, è stato creato dall'Agenzia Spaziale per creare una mappa dei pianeti fuori allo spazio, usando i pixel uno sopra l'altro per cucire queste foto. La foto diventa più dettagliata, più pixel. Per esempio, questa macchina che state usando oggi ha da 24 a 50 pixel per fare questo qua. Diventa una foto molto dettagliata dove possono lavorarci sopra. Le fotografie che avete visto stasera nell'immagine sono da 300 a 400 megapixel ognuna, molto altissimo dettaglio. Quando noi guardiamo una fotografia, la vediamo dettaglio nel nostro occhio, queste foto aiutano a ricreare quell'aspetto. Quando si guardano le mie foto, allora si vede il dettaglio e ci vuole diverso tempo per apprezzare il dettaglio con il quale ha catturato in quell'immagine.